Questa terza parte invece è dedicata al mondo delle immagini più precisamente e poi anche al problema delle immagini di beni culturali, perché quelle si portano dietro un problema non da poco. Due parole veloci, questa parte qua andrebbe molto approfondita, grazie, andrebbe molto approfondita, ma ve la faccio un po' veloce perché sennò non ce la facciamo a fare tutto. Però noi in Italia abbiamo questa distinzione tra fotografia intesa in senso creativo e fotografia semplice. Abbiamo proprio delle norme diverse. E la differenza sta poi anche nel tipo di diritto con cui sono tutelate, perché le fotografie, quelle piene con carattere creativo, sono considerate opera fotografica e sono coperte da diritti morali, se trattate della morte, quindi al pari di un romanzo, di un libro di poesie, di un film, cioè un'opera tutelata dal diritto d'autore nel senso più pieno del termine. Le altre, invece, solo 20 anni dallo scatto e non hanno i diritti morali, quindi la distinzione non è proprio di lana caprina. Però giustamente adesso voi mi direte, ma io come faccio a distinguere quali sono le opere fotografiche dalle semplici fotografie? Andiamo a prendere la definizione dell'articolo 87. Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione e disposizione di questo capo le immagini di persone, di elementi, di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni delle opere di arte, scusate, di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Queste sono la definizione delle fotografie semplici, quindi la parte destra dello schema. Quindi fotografie che ritraggono aspetti, elementi della vita naturale e sociale e che quindi non hanno un intento creativo, cioè il fotografo non sta facendo una fotografia per trasmettere il suo modo di vedere il mondo, ma sta documentando qualcosa che sta avvenendo. La faccia è esattamente quella, perché dici, ma sì, cacchio. Ma è vero, cioè tu devi cercare di entrare nella testa del fotografo, cioè lo sforzo è di andare a capire qual era l'approccio con cui è stata scattata la foto. Torniamo indietro di una slide, l'ho saltata apposta. Però se io fossi un fotografo, cioè nel senso sto pensando ai miei amici fotografi, faccio un video veramente opposto. Cioè tutti direbbero che sono creative. Sì, sì, un fotografo a volte magari scatta, che ne so, un evento, neanche pagato, c'è un ritratto di una persona bellissima e la utilizza per una sua mostra. Cioè in quel momento stava facendo foto della tipologia A, però poi dopo magari la riutilizza, la post-produce, gli aggiunge. Beh, aspetta, tipologia A in che senso? Fammi capire. Tipologia di creativo. No, allora tipologia, allora abbiamo detto, queste qua sono quelle creative. La definizione che vi ho letto era quella invece senza... Sì, ok. Però aspetta un attimo, allora vediamo se questa slide ti risponde, poi torno. Questa è una citazione del professor Bertazzi, che ha fatto uno dei più importanti commentari sulla legge sul diritto d'autore, che dice, attenzione, come vado a individuare se c'è creatività o meno in una foto? La creatività viene individuata nell'originalità dell'inquadratura, nell'impostazione dell'immagine, nella capacità di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata, in generale nell'impronta personale dell'autore. Quindi la differenza è lì, cioè la foto in cui l'autore cerca di trasmettere il suo punto di vista, il suo modo di vedere il mondo e quindi un approccio creativo, diritto d'autore in senso pieno, la foto in cui il fotografo cerca di documentare un fatto, quindi ad esempio la foto di cronaca, o la foto di reportage, o la foto tecnica, non so, le foto che fai durante un intervento chirurgico per documentare, che puoi fare la lezione con i tuoi specializzandi, la foto aerea che fai, che fa, che ne so, il corpo forestale dello Stato per vedere dove è stato fatto l'incendio, se si vedono gli inneschi. Quelle sono foto che non devono essere creative, cioè devono essere il più possibile rappresentazioni aderenti della realtà, rappresentazioni asettiche della realtà. Ma non è detto che le facciano dei fotografi meno bravi, cioè non è il discorso qua, lo dice Bertazzi. Non c'entra la perizia tecnica o l'esperienza del fotografo, perché anche le fotografie non creative possono infatti rivelare elevata professionalità nell'inquadratura e nella capacità di cogliere in maniera efficace il soggetto fotografato, senza tuttavia assurgere ad originale interpretazione personale dell'autore. Quindi abbiamo in effetti delle sfumature molto delicate, molto labili, però ci sono poi degli estremi, cioè c'è la foto di Erwitt, che ne so, di Newton, oppure la foto di appunto Corpo Forestale dello Stato che fa un sorvolo su un'area di parco perché ci sono stati degli abusi edilizi. Allora devi documentare all'Agenzia delle Entrate o alla Regione dove sono stati fatti gli abusi edilizi. Quella roba lì è chiaramente non creativa. Anzi, deve essere il meno creativa possibile perché devi essere asettico di documentare uno stato di fatto. E poi in mezzo a questi due estremi abbiamo tutta una serie di sfumature. Ma infatti il problema è l'identificazione dello scopo. Esatto, perché dovresti andare nella testa... quasi non ha senso. Della serie...
la misuro la capacità di... No, devi stare più che altro qua. Sì, esatto. La capacità di evocare suggestioni. E allora... No, no, ma ti do ragione. Allora, c'è un esempio... C'è un esempio borderline che adesso vado a prendere, vediamo se ho chiuso il browser, che è questa. Due sono gli esempi borderline. Vabbè. Questa. No, questa. Ah già, non ho la rete, che idiota. Certo, no, perché avevo scollegato qua. Beh, Napalm, no, ma avete in mente, vabbè, ma ve la dico a voce, la famosa Napalm Girl, no? La bambina che scappa da quella foto lì, è creativa o non creativa? Allora, quella foto lì è stata fatta con un intento di documentazione. Allora, premessa generale è che quella lì è una foto che esce dalla legge italiana, quindi è solo un esempio di scuola, non avrebbe, in un tribunale non avrebbe senso questa riflessione. Però ipotizzando che sia un fotografo italiano fatta in Italia secondo la legge italiana, quella foto lì è in effetti borderline, perché era una foto di documentazione di un'azione di guerra. Cioè lui era un fotografo che stava seguendo i soldati a fare a bruciare col napalm una zona. E però la foto è uscita con questa bambina, uno che corre, l'altro che piange, la bambina nuda con le braccia così che guarda nel... Insomma, è una foto che sembra un quadro, cioè sembra una pietà, no? Cioè, e hai voglia di dirgli a quello lì che non c'è carattere creativo, anche se secondo questa definizione, quindi raccolgo il tuo... L'altra foto che volevo farvi vedere è Falcone e Borsellino che si parlano così al convegno, no? Che è una foto iconica anche quella lì. E quella lì è la classica foto non creativa, perché era una foto di un convegno, come la foto che avete fatto magari uno di voi a noi quando eravamo qua a parlare, io e Antonio, che non avrebbe nulla di creativo. State documentando che oggi c'è stato un ospite nella lezione di Antonio Pavolini, punto. Hai voglia anche quella lì a dire che non ci sia, perché è diventata talmente iconica quella foto, poi per i fatti storici che ci sono stati dopo, e poi rispetto a una serie di proporzioni particolari, per cui sembra anche quella una sorta di quadro, quindi capisco che sia difficile, ma vi dico che parte del mio lavoro è anche questo, cioè io ogni tanto faccio perizie, faccio consulenze proprio per cercare di chiarire questo aspetto qua, cioè mi fanno vedere delle foto e mi dicono: avvocato, ma secondo lei questa qua è scaduta o no? Perché se è di qua, 20 anni dallo scatto è già scaduta magari, perché magari roba, cioè 20 anni non sono tanti anni fa, vuol dire che è una foto del 2003, è scaduta. E invece se siamo di qua, hai voglia. A volte se sei di qua c'è quella fregatura che non sai quando è morto il fotografo. No, perché non è famoso. Scusate, ma devo andare un po', se no non ci perdiamo una parte, però sì, capisco, che sapevo che generava questo tipo di interrogazione. No, poi abbiamo saltato un pezzo, La norma dice: non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte d'affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. Cioè, perché ho messo in rosso soprattutto la fotografia di scritti e documenti? Perché la mera digitalizzazione di un documento, anche se è un documento storico, d'archivio, protetto come bene culturale, tutto quello che vuoi, la semplice digitalizzazione non garantisce un diritto a colui che ha schiacciato il tasto dello scanner. Cioè il fatto che io mi sia preso lo sbattimento di scansionare una serie di documenti del 1700, lo so che è uno sbattimento, che ho dovuto accedere ad un archivio, ho dovuto toccare i vari pezzi con dei guanti particolari, con una luce particolare, fa niente, ma non hai un diritto, non hai un copyright su quella roba lì, sulla mera digitalizzazione, perché lo dice la legge. Cioè la mera riproduzione, qui dice fotografie, ma anche una fotografia si intende anche la fotocopia, cioè la scansione è una riproduzione fotostatica. La riproduzione fotostatica di uno scritto, di un documento, di una carta d'affari non garantisce un diritto a colui che ha schiacciato il bottone dello scanner. Quindi se il documento che io vado a scansionare è di pubblico dominio anche la scansione. Questo per mettervi in guardia, perché ogni tanto c'è qualche progetto di digitalizzazione di archivi che cerca di vantare una sorta di copyright sulle digitalizzazioni, vi mettono nei termini d'uso, nella policy, vietato ogni diritto riservato ogni diritto di utilizzo, ed è una dichiarazione che ha, insomma, che lascia il tempo che trova, che non ha tutta questa solidità giuridica. E poi, tra le varie opere che abbiamo visto nel nostro elenco dell'articolo 2, ci sono anche le opere d'architettura, che sono un'altra bestia ancora, perché le opere d'architettura sono tutelate in quanto progetti, ma tutelate anche nella loro riproduzione fotografica. Quindi la foto di un palazzo di Renzo Piano, il diritto sulla foto c'è di Renzo Piano, cioè il fotografo che la scatta dovrebbe chiedere poi a Renzo Piano l'autorizzazione a diffondere questa foto.
perché è un architetto ancora vivente, ancora tutelato. Oggi per arrivare qua, io sono, arrivo da, da Lodi, quindi ho preso il treno a Milano, e passi a un certo punto, no, sotto la, la, a Reggio Emilia, la stazione di Calatrava. No, quella lì è quello uguale, oppure anche il ponte che c'è appena prima della stazione di Calatrava. Quello lo usano, infatti dopo c'è l'esempio, anzi forse c'è, ah no, ce l'ho proprio qua, eccolo. Comune di Reggio Emilia, se andate sul sito del Comune di Reggio Emilia scoprirete che c'è una pagina, che è ancora così, questo è uno screenshot che ho fatto anni fa, non è ancora cambiato, come vedete, non so se lo riconoscete, è questo qui, e qua stanno girando uno spot, stanno facendo in realtà la foto di una macchina, quindi utilizzato come set per una pubblicità, e quindi qua hanno pagato il comune anche per avere l'introduzione del, del traffico, insomma, paghi di più perché devi mettere in piedi il set, però in generale loro ti dicono in questa pagina che le opere dell'architetto Santiago Calatrava per il comune di Reggio Emilia sono segni di riconoscimento della città, oggetto di visite da parte di curiosi turisti. L'amministrazione comunale, sulla base delle garanzie derivanti dalla legge sul diritto d'autore, ha voluto attuare tutte le azioni possibili per tutelare le opere e la loro immagine. Quindi vuol dire che sostanzialmente Calatrava ha ceduto il diritto di riproduzione al comune, che avrà pagato, commissionato l'opera, quindi avrà acquisito anche questo diritto. E quindi se tu vuoi fare foto di un certo tipo, devi compilare il modulo sul comune, sul test, sul sito del comune di Reggio Emilia, e chiedere l'autorizzazione. C'è scritto proprio come richiedere l'utilizzo, casi particolari, condizioni generali. Ok? Ed è una roba che vedono tutti, perché se tu vai sull'autostrada del sole ci passi sotto. Ok? Poi se voi leggete le condizioni generali c'è scritto che se fai una foto a scopo turistico, così per metterla sul tuo Instagram e farla vedere ai tuoi amici, non c'è problema, però a seconda del tipo di destinati di utilizzi, se sei uno che su Instagram ha 500.000 follower e monetizza ogni cosa che fa, allora è già un utilizzo commerciale, è già cambiato un po' l'aria. Ok? Altro esempio, questa è altra opera d'architettura. Sorry, perché sai già la storia? Qual è il problema? E dillo, qual è il problema di questa foto? Allora, di questa foto in particolare non credo, però so che durante lì la performance, l'installazione della... Scusa, la performance sarebbe quale? Quello dell'installazione. Ok, sì, risposta esatta. Hai fatto un giro diverso che avevo fatto io, però la risposta esatta. Cioè, il paradosso di questa foto è che se fosse scattata alle 10 del mattino con la luce, e quindi con l'illuminazione spenta o comunque non visibile, perché c'è il sole, sarebbe una foto liberissima, perché la Tour Eiffel e tutti i suoi architetti sono morti da più di 70 anni, indubbiamente. In questa versione, come dice lui, c'è uno strato in più che complica la situazione, cioè i diritti di quello che ha fatto l'illuminazione, che non è un elettricista, ma è un artista, cioè è uno specializzato nell'illuminazione di monumenti. Ok? E quindi questa sua illuminazione, che in effetti poi fa un gioco di luci, quindi qua la vedete è statica, ma in realtà si muove, fa cose, è considerata installazione artistica, e quindi il paradosso è che questa stessa foto fotografata alle 10 di sera ha un diritto, fotografata alle 10 del mattino ne ha un altro, cioè non ne ha. Una domanda, se io... Sì. No, questa non è... Creative Commons, fa bella domanda. Questa Creative Commons è il diritto del fotografo, di questo Silvi Corio che l'ha fotografata, cioè la, il suo strato di diritti. Però dovresti chiedere... Bravo, dovresti chiedere il permesso a quello là, certo. Sì, no, è un'ottima osservazione questa. La sensazione, no? Più vai in tutti questi casi, non ti faccio parlare. Prego. In questi casi liminari, in questi casi borderline, sì, come dici tu, e più ti rendi conto che in ogni istanza il legislatore, il normatore, cerca di fare il possibile per complicare la vita. Non afferma un principio assoluto, cerca di fare il possibile perché tutti i soggetti che hanno espresso creatività siano tutelati, ma non è ogni volta, no? In ciascuna di queste, cioè, non c'è l'affermazione assoluta di un principio. No. C'è una best effortness, direbbe, non so se Chris Anderson, ricordo chi scrisse questo articolo su The Good Enough Revolution, ma non so se trovi qualcosa. Infatti, sto pensando, per utilizzare l'altro, sto pensando alla riunione che c'è stata in Germania, il fotografo che conosco, lui ha fatto un reportage. Quindi teoricamente non sarebbero neanche opere creative. Bisogna vederle. Appunto, anche perché infatti è successo qualche foto mostra su queste opere. Però rientra questo discorso qui. Allora, se io domani pubblico su Instagram perché voglio piangere un cane morto durante l'alluvione, quella foto taggandolo,
sia, mi viene a restare di dolore. Se qualcuno comincia a pubblicare un catalogo non autorizzato con le opere di Latini e ci fa i soldoni, o neanche, magari non ci fa neanche i soldoni, però fa una pubblicazione con tutte le sue foto, anche se erano magari inizialmente solo foto di reportage, quindi la mente del fotografo non aveva inizialmente concepito come opere creative, anche se poi la cosa è cambiata perché ci ha fatto una mostra. Comunque in quel caso allora la legge interviene. Sì. Un catalogo e io. Allora la legge interviene. Premessa importante, la polizia non arriva comunque mai, nel senso che qua siamo nell'ambito del diritto civile. No, siamo nell'ambito del diritto civile, cioè non è la polizia, è il titolare dei diritti che ti deve venire a rompere le scatole. Ecco perché è ancora più grigia l'area, perché c'è gente che magari lo sa che tu hai fatto quell'utilizzo, ma non ha voglia di venire a perdere del tempo a rompere le scatole a te. Oppure perché reputa che quello, l'utilizzo che stai facendo tu gli sta facendo pubblicità, cioè tante volte succede, quindi quando su Instagram, l'esempio che hai fatto, Instagram dice quello che carichi ti assumi tu la responsabilità, quindi io in quanto service provider non voglio saperne nulla, quello che dicevamo prima, no? A me non interessa quello che carichi, però se mi segnalano che c'è qualche problema io poi ti blocco l'account a te, o comunque ti posso punire, e punire come? Bloccare l'account o chiudertelo definitivamente, sono quelle due cose lì, non ti mandano gli scagnozzi a casa con il manganello, però potrebbe esserci il titolare dei diritti che se la prende particolarmente male e non si accontenta della rimozione della foto, ma ti manda l'avvocato con la diffida e ti chiede dei soldi, ok? Quello è lo scenario peggiore, come anche qua l'osservazione che hai fatto tu, correttissima assolutamente. Però ecco, qua ci vorrebbe che l'artista che ha fatto l'installazione abbia voglia di andare a rompere le scatole alla Wikimedia Foundation per la pubblicazione della foto, la quale applica la legge americana, perché i server di Wikimedia Commons sono in America, e quindi su questa roba qua gli americani avrebbero fair use. Ecco perché per Wikimedia questa roba è davvero Creative Commons, perché per Wikimedia è sufficiente il diritto del fotografo, che è questo servicorio. Comunque stiamo andando un po' lunghi, se no non ce la facciamo. Allora, altro problema, questa è un'altra cosa ancora, non è un'opera d'architettura, ma è un'opera d'arte delle più note, probabilmente una delle più note al mondo, e qua è stata utilizzata nel 2014 in modo, potremmo dire, becero, brutto, di cattivo gusto, non lo so, lascio giudicare a voi, a me fa anche abbastanza ridere, non è che mi sconvolga più di tanto. Cioè, il gioco voleva essere a work of art, cioè un'opera d'arte, mettere in mano il fucilone in braccio al Davide, e questo che lo guarda così, come dire, ah, che bello, che opera d'arte. È palesemente un'iperbole, cioè è stata fatta, penso, volutamente per forzare la mano e fare la pacchianata. Ricordiamoci che sono americani e vendono armi, cioè non è che ci dobbiamo aspettare il gran gusto. Però la risposta è stata questa. L'allora ministro Franceschini fa un tweet dicendo: l'immagine pubblicitaria del David armato offende e viola la legge. David, notare, David con la I di lunga. Con la I lunga, sì. Agiremo contro l'azienda americana, che deve ritirare subito la campagna. Beh, morale, dopo pochi giorni la campagna è stata effettivamente ritirata, senza che ci siano state azioni legali. Cioè, è stato sufficiente il tweet e probabilmente un paio di telefonate tra il ministero e l'azienda. Guarda che si sono incazzati, è meglio che la tirate via. Allora, ok, la tiriamo via. A volte fanno queste campagne, come lo sapete meglio di me, studiate comunicazione, cioè si fa apposta sta cosa, sapendo che la gente fa casino e quindi ottieni l'effetto contrario, no? Storica pubblicità della patatina di Rocco, no, sapevano che l'avrebbero tolta, ma ha avuto più successo poi tutte le voci che si sono girate attorno rispetto al fatto di aver tolto ha creato più vantaggi che danni il togliere e lo sapevano benissimo. Qua uguale probabilmente, però qual è, sulla base di cosa Franceschini dice, cioè al di là dell'aspetto di buon gusto morale, che se stiamo qua 6 ore non troviamo una quadra, perché ognuno può dire che questa cosa sia goliardica, di cattivo gusto, pacchiana, aggettivi ne abbiamo per tutti i gusti. Però rimaniamo sul piano legale, cioè cosa viola questa legge? Calcolando che il Davide Michelangelo risale a 5 secoli fa e più, e quindi non solo non ha diritto d'autore, non l'ha mai avuto il diritto d'autore, ok? Chiaro concetto, cioè Michelangelo non ha mai visto il diritto d'autore, né lui né i suoi eredi. Eppure un ministro dice che questa roba qua non si può fare, sulla base di cosa? No, la foto l'hanno fatta loro. No, la foto era, hanno comprato i diritti della foto.
No, no, non è un problema di diritto d'autore, è proprio un problema di scultura, di diritti sull'opera. Non appartiene all'America quell'opera. Ho capito, ma allora qualsiasi cosa dobbiamo chiedere il permesso, cioè se tu vai a fare... Sì, diciamo che sarebbe l'equivalente del diritto morale, se fosse un diritto d'autore, perché è stata squalificata l'immagine delle... Ok. In realtà, nel codice dei beni culturali, noi abbiamo gli articoli 107 e 108 che istituiscono quello che io e altri teorici di questo tema chiamiamo, volutamente con tono ironico, sarcastico, pseudo-copyright sui beni culturali. Perché pseudo-copyright? Perché non è copyright, perché se fosse copyright sarebbe nato nel 1700 e sarebbe scaduto. Qua parliamo di cose che sono invece sempre state in pubblico dominio, quindi di copyright non ce n'è, non ce n'è mai stato. Ciò nonostante, la nostra legge istituisce una sorta di diritto di riproduzione che va a favore del museo che ha in custodia il bene, che ha in consegna il bene. Lo dice qua, articolo 107, il Ministero, le Regioni e gli altri enti territoriali possono consentire la riproduzione, nonché l'uso strumentale precario, dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni cui il comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore. Cioè, se c'è anche del diritto d'autore, allora devi tenere tutte e due in considerazione, perché un bene culturale può essere ancora tutelato. Cioè, se vai al Museo del Novecento o al Maxi, ci sono beni culturali che sono anche tutelati dal diritto d'autore, perché gli autori sono o viventi o no, o comunque non morti da più di 70 anni. Occhio che dice che abbiano in consegna, quindi vuol dire che il potere di darti questa autorizzazione o di negartela, e quindi di farsi pagare per darla, ce l'ha l'ente che ha in consegna, vuol dire che può cambiare. Cioè, il Davide è molto improbabile che dall'oggi al domani venga spostato dalla galleria dell'Accademia a Milano Brera, molto improbabile, quasi in fantascienza. Però alcune tele a volte le spostano. Prima erano a Villa Borghese e poi vanno a... No. Perché? Perché il Ministero ha deciso che... La sovrintendenza ha deciso che era meglio lì. E quindi anche lì devi prima interrogarti chi è l'ente che ha in custodia legittimamente il bene, che quindi ha questo diritto. E poi nell'articolo 108 si spiega quanto devi pagare sostanzialmente e con quali criteri. I canoni di concessione e dei corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che consegna il bene, quindi si dà molta discrezionalità a questi enti di decidere quanto e come devi pagare. Altra problematica, cioè non è che ci sia una regola generale, no? Vai sul sito del ministero, sì, c'è un tariffario, ma il tariffario è un'indicazione che poi viene lasciata ad essere applicata da parte dei vari dirigenti, dei vari musei, delle varie sovrintendenze e via dicendo. E quindi a volte anche io come avvocato sono in difficoltà, quando arriva il cliente e mi chiede: avvocato, ma quanto devo pagare per fare sta cosa? Guardi, non lo so. Cioè, dobbiamo chiedere, quando ci rispondono io le posso dire se è legittimo o no. Però in questo modo io sto dando molto potere all'ente pubblico, no? di avere il coltello dalla parte del manico. E soprattutto se sono anche visti casi di disparità di trattamento inspiegabile, cioè case editrici che hanno chiesto una cosa, una riproduzione, l'anno scorso gli hanno risposto 100, un'altra casa editrice che ha chiesto la stessa identica cosa l'anno dopo 180, e giustamente il secondo dice: ma scusa, ma non ho capito, io sono il figlio della serva, come si diceva, perché quello l'ha 100, io 180? Non lo so, è cambiato il dirigente, è cambiato il tariffario, ma voi fate una copia in più, ma voi siete una casa editrice che ha una visibilità anche all'estero, cioè ce n'è sempre una. Comunque, vedete, i criteri che loro possono applicare sono questi quattro. Il carattere dell'attività a cui si riferiscono le concessioni in uso, no? Quello che dicevo adesso, ma tu sei una casa editrice locale, no, ma tu sei nazionale, no, ma tu vai anche all'estero, ma tu fai anche cose online, cioè tutti i parametri che possono definire questo canone. Dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni, del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni, cioè quanto tempo, cioè devo venire a fare le foto al tuo quadro, quindi vengo due giorni con un mio fotografo, mi devi chiudere la sala, devo mettere le luci in un certo modo, allora questa cosa costa di più. Oppure no, guarda, mi accontento della foto che avete sul sito, ad alta risoluzione uso quella, non c'è problema. Ok, quindi non occupo spazi. Dell'uso, della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente, anche altra cosa che è difficilissima stabilire, perché una casa editrice a volte esce con un libro, dice: ma sì, stampo 500 copie perché più o meno penso di vendere quelle, poi il libro ha più successo, ristampo e vado a 5.000. Cosa faccio? Li chiamo e dico: guardi, il libro ha avuto più successo di quello, quanto vi dobbiamo dare per le 4.500 che mancano? Perché spiegata così sembrerebbe una roba del genere. Vabbè, i canoni poi vanno, vedete, i canoni e corrispettivi vanno corrisposti in via anticipata, quindi devi dirglielo prima e devi pagare prima,
E poi ci sono il comma 3 e 3 bis che ci dicono invece i casi di libero utilizzo, cioè dove ci possiamo spostare, cioè dove ci possiamo muovere un po'. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente. Questo è il comma 3, cioè c'è un'esenzione dei canoni, ma in teoria dovresti comunque notificarglielo, cioè dovresti comunque chiedere il permesso, anche se non paghi. Il comma 3 bis sono casi invece liberi totalmente, cioè non devi chiedere nulla a nessuno, perché se tu sei in questo solco tracciato, ti puoi muovere liberamente. Sono in ogni caso libere le seguenti attività svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, cioè queste due fatte per quegli scopi. La riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità, vabbè, attuate nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto d'autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, che è quasi sempre così. Cioè io quasi sempre utilizzo delle foto che sono già state fatte, non vado mai a toccarlo davvero il bene, quindi non lo metto davvero in pericolo. Cioè lo scopo di tutela e conservazione dell'opera d'arte in sé non si pone, perché io utilizzo una riproduzione che è già stata fatta in precedenza, perché ci sono già foto ad altissima risoluzione di tutto. Né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né all'interno di istituti di cultura l'uso di stativi e treppiedi. Quindi se già vado a fare la foto con questo coso qua, già si presuppone che sia una foto, insomma, un po' più professionale di quella, adesso vabbè, penso che questo non dia fastidio molto, però già quello un po' più altino con la piantana. E due, la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini culturali legittimamente acquisite in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro. Questa cioè, non, va avanti ancora la norma, ma non vi racconto più nulla perché è noiosa, però ecco, per farvi capire che cosa sono riusciti a inventarsi. Cioè sono riusciti a inventarsi lo pseudo copyright, perché vedete è un finto copyright che però di fatto funziona come un copyright. Cioè per fotografare, qua a Roma praticamente non fate più nulla, perché cioè, ogni tre metri avete un bene culturale tutelato. No. E questo è un esempio. La prima sentenza d'Italia che ha applicato questa, cioè diciamo che non è stata solamente la telefonata di Franceschini, ma che è stata una sentenza che ha portato una condanna, cioè quindi un ente privato che non ha pagato e quindi è stato condannato, è Teatro Massimo di Palermo contro Banca del Mezzogiorno, Banca Cooperativa del Mezzogiorno. Cioè la banca cosa ha fatto? Ha fatto una campagna di pubblicità per i suoi uffici, per le sue attività, che era tipo la banca del tuo territorio, e per fare, come dire, far sentire ai cittadini, al pubblico a cui si riferiva questa campagna un po' di vicinanza, hanno usato un simbolo della città di Palermo, che è il Teatro Massimo. Fotografia fatta da loro, loro avevano i diritti sulla foto, ma non avevano chiesto l'autorizzazione alla Fondazione Teatro Massimo, che è l'ente che consegna il bene. E quindi questi hanno fatto causa chiedendoci tipo 1,5 milioni di euro, una roba mega galattica. Sì, esatto. Arrivo anche a quello. Alla fine il giudice gli ha riconosciuto tipo 4.000 euro, una roba ridicola rispetto a quello che... Sì, il fatto è che... perché ha usato un tariffario vecchio, cioè c'è stato... gli avvocati si sono difesi, direi dignitosamente. No, il problema di questo sistema è che tu dici, ok, servono per tirare su, perché il senso è esattamente quello, no? Per tirare su soldi per finanziare il nostro preziosissimo e anche fragile patrimonio culturale. Il problema è che non si è ancora capito se tutta questa macchina messa in piedi costa di più di quello che si incassa. Perché se tu sei il Colosseo o il Villa Borghese, cioè se sei una struttura grande, organizzata, avere un omino che ti gestisce la parte amministrativa illegale di queste richieste non è un problema. Ma se tu sei il piccolo comune, la fondazione, o un museo di provincia, devi stipendiare uno che sa sta roba qui per fare queste richieste, e lo stipendio di questo alla fine dell'anno ti costa di più delle richieste che hai portato a casa, perché non è che tutti hanno il Davide Michelangelo, non è che tutti hanno l'uomo vitruviano, alcuni hanno delle cose un po' più umili, però a volte vengono riprodotte anche quelle per i libri, per le copertine. E quindi cosa fai? Questo sistema qua ancora adesso non si è capito. La conferma è stata in realtà poche settimane fa, abbiamo avuto una sentenza che è arrivata a Stoccarda in Germania. Perché? Perché si è messa in mezzo a Ravensburg. Non so se la sapete, la storia del Paso dell'uomo vitruviano. Le gallerie dell'Accademia di Venezia hanno fatto causa a Ravensburg per il Paso dell'uomo vitruviano, perché vogliono che Ravensburg paghi. Ravensburg gli ha fatto un gesto che tanto in registrazione non si vede,
cacchio. Cioè, Ravensburg ha una linea con tutte opere di pubblico dominio, di tutti i musei del mondo. L'unico che gli ha rotto le palle è un museo italiano. E gli ha chiesto un sacco di soldi. Sentenza di fronte al Tribunale di Venezia, vince il museo, perché applica la legge italiana, che è questa roba qui, articolo 107-108. Ravensburg dice, ma aspetta un attimo, io sono tedesca, ma sta sentenza qua io te la riconosco solo in Italia. Ma tu pensi di venire a convincermi in Germania ad applicare una legge italiana che noi non abbiamo? Vieni da noi. Infatti sono andati a fare causa a Stoccarda, il giudice tedesco ha detto di no. E andate a leggere le dichiarazioni di questo certo Tarasco, che è Leo Tarasco, che è un dirigente del ministero, che ha detto che questa causa qua è costata una fucilata al governo italiano. Perché fuori dal confine italiano non hai l'avvocatura dello Stato che ti difende, quindi devi pagarti un avvocato tedesco, tradurre tutte le cose in tedesco, mandare i testimoni che col traduttore in tedesco, cioè una roba che non stava in piedi, per perdere, cioè, poi capito, per poi pure perdere. E quindi, in morale della favola, alla fine ci siamo accorti che questa normativa si applica solamente nei confini italiani, con l'effetto che poi vengono penalizzate le aziende italiane, perché Ravensburg andrà avanti lo stesso a farsi il suo bel puzzle. Nei negozi italiani non lo trovi ancora, però se provate a ordinarlo tramite qualche sito vi arriva dall'estero. Cioè, se lo vuoi far ordinare ti arriva. Quindi c'è una roba che non sta in piedi. E quindi, prego. 2014-17, nel senso che il primo testo è il 2014 e poi è stato modificato nel 2017. Questo, il 3 bis, quando c'è bis vuol dire che è stato aggiunto dopo, no? Bis, terzo, tutte. Questo pezzo vi è stato aggiunto dopo perché si sono accorti che, cioè, se la norma si fosse fermata qua, praticamente c'era un sacco di cose che non potevi farci rientrare. Ma una domanda che mi faccio, ma secondo voi i cosiddetti art influencer li conoscete, no? C'è gente che ha 1,5 milioni di follower, 500.000, io ne seguo uno bravissimo che parla di Torino, quindi non è seguitissimo perché parla di cose un po' di nicchia, però secondo me lui monetizza i contenuti, perché ha un numero di follower sufficiente per, non dico farne il suo lavoro principale, ma guadagnare. Quello lì fa attività commerciale o no? Deve chiedere il permesso o non deve chiedere il permesso? Secondo me sì. È certo, perché non è però, boh, questi qua li vanno a prendere, secondo voi? Boh, perché io li vedo sempre in giro sti qua a far foto. No, perché ti dicono, vabbè, però è... dov'è? Libera manifestazione del pensiero, espressione creativa e promozione della coscienza del patrimonio culturale. Però deve essere senza scopo di lucro. Quindi se tu monetizzi i contenuti, in teoria sei già uscito. Boh. Allora, se sto italiano, lei comincia a fare causa a loro, perché la Ravensburger. È che è più facile far causa alla Ravensburger, perché nel senso, agli store, ai negozi, puoi pignorargli le cose, cioè dal punto di vista legale è più facile, è una preda più aggredibile Ravensburger. Però Ravensburger c'ha gli avvocati anche. Ma il problema appunto è che questi contenuti degli art influencer, passando alle piattaforme, sono meno... E allora, le piattaforme sono formalmente sotto la legge americana. Sì, però volendo potrebbero chiudergliele, oppure andare, cioè, perché lì non è un discorso di chiudergli i contenuti, è di fargli pagare. Cioè tu dovresti andarli a prendere, identificarli e dire ok, fargli una sanzione perché non hanno pagato. No, ma infatti è un sistema che non sta in piedi. Io volevo arrivare solamente a dire... È interessante capire quanti soldi sono stati spesi dal 2014 fino ad oggi. Ma è quello che è una ricerca che stanno cercando di portare avanti, perché non se ne esce vivi di sta cosa. Vabbè, allora... Siamo un po' lunghi, però, vabbè, allora, giusto per chiudere questo argomento, la direttiva del 2019, l'ultima direttiva copyright, in teoria ha messo le mani su questo argomento, cioè ha fatto una norma che dovrebbe spazzare via tutte queste forme di riappropriazione di cose che sono in pubblico dominio. Cioè dice, se un'opera d'arte visiva è in pubblico dominio, devono essere pubblico dominio anche tutte le sue riproduzioni, perché se no il pubblico dominio non c'è mai. No, cioè si vanifica sempre, io continuo a rifotografare cose e con la scusa del diritto del fotografo continuo a metterci un vincolo. Ora l'ha detto articolo 14, secondo voi il legislatore italiano l'ha capita? Perché questa è dal 2019 che è così, il legislatore italiano va dritto proprio sulla sua strada senza proprio quel paraocchi e non l'ha ancora toccata. Però adesso con questa sentenza qua di Ravensburger, secondo me prima o poi, perché i prossimi dovrebbero essere... con The Nast, perché ha fatto una copertina con il Davide Michelangelo di GQ
e anche lì gli ha fatto la causa. E secondo me uno di questi a un certo punto va di fronte, porta la cosa di fronte alla Corte di Giustizia Europea e lì facciamo anche la figuraccia magrissima, perché poi ti fanno una procedura di infrazione, cioè se non ti adegui possono fare una procedura di infrazione, quindi vabbè, vedremo. Comunque, se volete approfondire questo tema, sui miei canali ci sono lezioni proprio tutte intere di ore su questo tema qua.